senza capire niente. Poi scrivo tre righe e domani con l'email e dice, com'è che è l'unico che ha capito tutto? Mentre gli altri scrivono. Allora, siete tutti comodi, qui ci sono ancora posti qui davanti. No, e se qualcuno, allora lui direbbe, che ci fate con questo tempo, con questo freddo, siete usciti di casa per annoiarvi? No, l'hanno fatto per te. Tu avresti detto, dice, perché non ve ne andate se vi annoiate? Devo imitarti? Allora dice, che cacchio siete venuti a fare di lunedì, con questo freddo, che piove? E in altre... Allora, ascolto una cosa che io devo... Dante, l'altro microfono dove l'ho messo? Tieni al cassetto l'altro microfono. Allora, no, perché così viene uno che a Nobel viene qua. Allora, noi vorremmo cominciare, come spesso faccio io, più che dire che cos'è il libro, dalle parole stesse del libro. Quindi Glenda comincerà la lettura di un brano, perché entriamo nel vivo di quello che è questo romanzo. Macchine che gli hanno rubato, ma tu non sei quello. Ma si parla al microfono così. Si parla al microfono così. Allora, Glenda Cima con un brano e poi la parola a Lia Levi. Questo si fa così, verissimo. Non interrompete lei, ma potete interrompere, non possiamo interrompere. Ma ecco, ho dimenticato il dito perché. No. Questo l'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo useresti? Pisci un po'. Brava! Avrò finito la prima perché dopo sicuramente. Leda. Spegnete i cellulari, scusate non l'ho detto per questo breve viaggio, poi quello che dice spegnete i cellulari ce l'ha accesa e ti scriva. Solo pochi giorni ancora, meno di un mese, in questa vacanza del corpo e della mente. Poi sarei tornato di nuovo alle mie occupazioni, agli studi, ai concerti, alle partite a canasta con gli amici, alle serate vuote, passate a parlare di politica, a criticare e a rimpiangere il tempo passato, al nulla, accidenti, che mi attendeva in quella grande casa vuota, dove i figli venivano sempre più di rado, stanchi di consigli e di raccomandazioni, sanno bene come organizzarsi la vita loro. Di fronte al nulla, che mi attendeva al ritorno a casa, mi sembrava bellissimo lo stato di dolorosa inquietudine che vivevo ormai. Mille domande affollavano la mia mente. Non sapevo cosa sarebbe successo di lì a poche settimane, non capivo cosa rappresentassi per Johanna e cosa provassi io per lei. Mi chiedevo come ci si potesse donare così ad un uomo senza provare sentimenti d'amore, tenerezza, riconoscenza, desiderio. E io avevo così meticolosamente cercato di fuggire ogni coinvolgimento che mi sembrava che Johanna non contasse nulla per me. Poi, che tipo di rapporti avremmo potuto avere per il futuro? Preoccupazioni inutili. Se almeno avessi potuto parlarle. Ma non era facile, sembrava sempre che stesse pensando ad altro e non al nostro rapporto. Quando le compravo qualcosa non mostrava mai di comprendere i possibili sacrifici che stavano dietro la mia generosità. Ma le sue esplosioni di gioia infantile mi facevano capire che apprezzava i miei regali. Johanna sembrava una creatura senza pensieri, lontana dalla sofferenza, senza altro desiderio che per piccoli oggetti senza valore, luccicanti e appariscenti. A volte mi sembrava di provare amore per lei. L'amore si manifesta in tanti modi. Ma forse sarebbe più giusto parlare di tenerezza. Fa soffrire così tanto la tenerezza. Prima della mia partenza lei scomparse di nuovo.
E quando dalla macchina che mi portava all'aeroporto credetti di scorgerla tra la folla insieme a un bel ragazzo più scuro di lei, sentì un vero e proprio schianto al cuore, un dolore fisico al sangue e salirmi su fino agli occhi. Dovevo fare proprio un bello effetto col mio naso, solitamente tendente al viola, che era diventato quasi nero, i capelli bianchi, spettinati, a formare una specie di ridicola aureola intorno al viso. Se avessi avuto la certezza che si trattasse della mia Johanna, che quella donna accompagnata dal cavaliere Treolo fosse lei, avrei ordinato all'autista di fermare, avrei cercato di parlare, ma posso figurarmi la sua reazione. E avrebbe sorriso, come sempre quando mi vedeva. E alle mie domande semplicemente non avrebbe risposto, facendomi capire che la sua vita non mi riguardava. Lei era assolutamente padrona di fare quello che desiderava, senza dare disperazione. Avevo accettato dall'inizio questa tacita condizione e non potevo avere ripensamenti proprio mentre fuggivo da me, da Vittoria, dalle spiagge di Praia e dalla Dick, dalle palme, dai mammi, dai merli, dalle tortorelle che mi lasciavo dietro le piogge improvvise guidate dai monsoni, il sole cocente che riappare un attimo dopo. Fuggivo da lei che mi aveva seduto, che aveva trascinato questo povero vecchio in un'estate di sogno e di follia, lasciandomi poi a mani vuote. In realtà non era successo nulla. Forse non mi aveva nemmeno dato il suo corpo e forse non avevamo mai fatto nulla. Dillo che sei emozionato, non ti riconosco. Non ti riconosco. Ma riesci a stare zitto? No. Dice delle cazzate che non so né in cielo né in terra. Volevo dirvi una cosa che è bellissima. Quando uno scrive qualcosa e pensa ai personaggi, i personaggi sono lì, che ti guardano, che vivono, e tu non puoi fare quello che ti pare, perché i personaggi ti guardano e ti dicono insomma, è strano, ma ti assicuro che quando scrivete qualcosa e avete ideato dei personaggi, questi personaggi sono veri, sono lì che ti stanno guardando e ti stanno dicendo quello che devi dire di loro, non tutto quello che ti pare, ma quello che loro sono. E questo è, sembra uno scherzo, è la verità. Vediamo una donna adesso cosa dice di questa storia di due donne. Via lei. Allora, devo dire che c'è Felipe Costa terrorizzato che io voglia fare una presentazione formale. Allora tutta la sera che dice, ma è una festa, dice questa è la scrittrice, prende il libro, la pagina tale. No, state tranquilli. Cerco di poter dire qualcosa anch'io, certo. Poi dice, poi la storia non si racconta perché sennò poi noi sappiamo tutte queste cose. Però allora, però prima di cominciare a fare questa cosa non formale, prometto, però una parola per dire la mia emozione, la mia gioia di essere vicino a questo personaggio. Che questo personaggio è importante. Importante. È stato detto tutto. Per esempio, dato che lui ha detto ebrea, quindi io ho vissuto abbastanza contatto con la comunità ebraica, forse una cosa non è stata ricordata, lui c'è stato gli anni in cui c'erano le pulsioni fasciste nel ghetto e lui andava lì nel ghetto a cenare lì, no? E così lui ha reagito a una di queste incursioni buttando un tavolo, mi sembra, addosso a questo. Però ecco, c'era questa presenza di questo grandissimo attore lì a dire, boh, venite, in questo caso non uso la mia voce, ma muscoli. Vero? Sì. Ah, allora devo dire, qualcosa posso dire però. Certo, ma non l'ho terrorizzata. È pagata per questo.
Allora, qui sono due racconti, lunghi racconti che formano un romanzo. Apparentemente non collegati, invece c'è un bellissimo gioco di specchi, questo ti può dire, tu leggi la seconda storia che è diversa in un altro luogo, e invece poi la storia di un'attrice, ma questo ve lo dico, ve lo anticipo, che deve fare un film, e cos'è il film? Questa è una trovata molto carina, insomma, uno snodo carinista. E sono intelligenti! Ed è il primo racconto, la storia del primo racconto. Ora, c'è una storiella Yiddish che forse conoscete tutti, no? Il modo di fare la Yiddish Mamme, la madre di tutta la letteratura ebraica, che però poi assomiglia molto alla madre mediterranea, che regala due cravatte al figlio. Questo dice: oddio, mi madre soffrende, il giorno dopo si sta attentissimo, va lì subito con la cravatta regalata da lei. Lei lo guarda e fa: lo sapevo che l'altra non te era piaciuta. E allora io posso dire che il primo mi ha preso di più, oppure lui si arrabbia e dice: ma come, ti è piaciuto il secondo? Beh, sai, questo è di intelligenza. La mia intelligenza è limitata. È limitata, ecco, al primo. Dopodiché ci sono delle frasi, ecco, la storia è bella, è un sogno, è romantica, ci sono tutte queste bellissime cose che formano la letteratura ci fa vibrare, questa, no? Una storia d'amore, una storia bella, la prima e la seconda è in fondo un sogno, un altro sogno, no? Uno è il sogno d'amore, l'altro è il sogno di farcela, di una donna che parte con la situazione più svantaggiata del mondo, essendo stata violentata da ragazzina, e invece di reagire col dolore, disfare se stessa, ce la farò, ce la devo fare, studio e fa una carriera, diventa l'attrice che farà poi quella storia del primo racconto. Ecco, però la cosa che mi ha colpito, e questo devo dirlo, perché sono frasi che ho notato molto dalle prime pagine. Allora, un altro pericolo, oltre pericolo di lui che ha paura che uno faccia il letterato, è che se tu noti troppe frasi dalle prime pagine, tutti pensano: questa ha letto tre pagine, sono le prime, no? Come fanno di solito gli editor nelle case editrici, ti mandano il libro, no, un po' corretto prima di stamparlo, da loro, da questi editor precisi, da metà in poi va tutto bene, ma io sono notato, perché si sono stufati, e dopo un po' dico: non c'è più nessun senso, meglio così, ecco. Allora, ecco, questo anche per i presentatori, ma invece non è così, cioè c'è un humor bellissimo, diciamo molto ebraico, è così sottile, così dietro le cose, quando dice: ma io sono, no, non vi faccio il presentatore leggere, però due o tre frasetti che mi sono sottolineata, cioè a un certo punto mi fa piacere la gloria, eccetera, ve lo confesso, ed è per questo che fingo di essere modesto, cioè prima dice non modesto, ma fingo di essere modesto, poi mi piacerebbe sapermi fermo e saldo come una statua, perenne, eccetera, eccetera. E poi c'è questa osservazione bellissima, che le statue però, chiunque rappresentino, l'ultimo dei soldatini o il primo dei generali, serve che i piccioni ci si poggiano sopra. Ai piccioni mica va a vedere se Napoleone... Anche questo è, no? Siamo d'accordo? Mi piace se... Le prime pagine, infatti c'è questa, ha letto solo quelle. E poi c'è anche una cosa di una saggezza, anche questa è acutissima. Allora, dice, parliamo della morale, no? C'è una morale che è generale e particolare. Quella generale riguarda tutti, quella particolare soltanto me. E quella che riguarda soltanto me è molto meno rigida degli altri, ce le dobbiamo impadronire. Ecco, per finire con l'altra cosa, vedi, che mi sono segnata, e non è le prime pagine, è tutto un pezzo in cui c'è citato, si vede, insomma, tutto ebraico, l'Ecclesiaste, e c'è citato ovviamente, in cui, e sembra che sia riferito a Lio Narrante, che poi se Lio Narrante poi è lui, lui o il personaggio, vabbè, è lui il personaggio, però è sempre irritante, ma sei te, non sei te, ma non ci vuole sentire, sono io. Allora l'Ecclesiaste dice queste bellissime frasi,
ho gustato tutto ciò che piace ai figli degli uomini, ma non ho mai abbandonata la saggezza, e se mi è sempre stata di guida. E poi seguita con le virgolette, sempre parlando dell'Ecclesiaste, no? Però poi arriva a un certo punto, diceva, allora chiude le virgolette, quindi sono bellissime parole, voi le dovete rileggere perché non si deve mai smettere di leggere. Si dovete comprarlo perché se no... per quello lo dico. Anch'io... Allora poi parla lui, non è più l'Ecclesiaste, chiudiamo le virgolette. Anche io mi sono lasciato affascinare e ho goduto della bellezza della donna e mi sono lasciato affascinare dalla gioia, quindi ripete le stesse parole, ma là dove loro dice, là dove l'Ecclesiaste dice ma non ho mai abbandonato la saggezza, io mi sono lasciato provocare il piacere, ma la saggezza non mi è stata vicino. Quindi lui la cita tutto il pezzo virgolettato, però le conclusioni di quello che dice la saggezza non mi ha abbandonato, dice ma io invece l'ho abbandonato. Ecco. Allora, posso dire un'altra parola? Sì, no, no, ma che vuol dire? Parlare per guarda, parlo così. Una persona, ho messo l'orologio, sei stata più rapida di me. No, raccontare la storia, lo dico sempre. No, non la racconta la storia. Però le riflessioni sono tante. No, questa cosa qui, ti dico, naturalmente non credo che l'umorismo si sia, non credo a credere che si sia limitato alle prime pagine, ma è pur vero che forse quando tu ti presenti come personaggio raccontante è logico che lì ti fai conoscere e quindi tu sai che tutto quello che verrà raccontato c'è sempre questo distacco, questo sentimento che vibra, però guarda anche se stesso, perché poi lo scrittore cos'è? Lo scrittore è uno che vive una vicenda, la vive, la immagina, ma la guarda, e quindi a un certo punto sei tu facente, se si può dire, e giudicante. E allora in questa storia ci sono queste storie di questa ragazzina giovane che ti entra nel sangue, che, però è diversa dalle altre storie perché abbiamo, no? Cioè abbiamo un sacco, una moglie, abbiamo tante di queste la noia, però qui alla fine è una storia pure bella, non solo per lui, che rappresenta un sogno, che tutta la vita poi questo sogno ti ha tenuto compagnia e ti ha fatto vibrare, un sogno che ti accompagna tutta la vita, è la tua nota, la tua vibrazione particolare, però poi si scopre che questa ragazza si dà, non si dà, si faceva fare regali e regaletti, ma neanche così importanti, non era una banale storia della ragazza povera, contadina, no? Come si chiamava lì, isolana, che però ha cercato questo uomo per sfruttarlo un po', come succede, per sfruttarlo, perché no? Questo se non lo posso dire, no? Non senza rovinare il piacere della lettura, quando l'hai trovata dopo tanti anni, fa la sguattera, non ha... Non era una che se avesse voluto avrebbe potuto vivere così, facendosi mantenere, esercitando professione, insomma. Invece no. E quindi... credo che il senso del racconto sia che è stata una cosa bella, è stata una figura così romantica anche dall'altra parte, cioè non è la proiezione, no? Di un sogno romantico tuo naturalmente del protagonista, del narrante, ma è stato un sogno oggettivo, che anche lei... è stata così, l'ha vissuto così, non era la solita piccola sfruttatrice che nella vita avrebbe seguito a fare quello. Quindi ecco perché mi è piaciuta tanto, che la prima storia è una storia di un amore e poi questa, e siccome amo molto l'ironia, come avete capito, avevo letto tutti questi pezzi, forse lì in questa prima storia c'è di più, perché la mia prima persona che scrivi te stessa l'ha presa in questo amore possibile. Il secondo più oggettivo è la storia di questa ragazzina. E lì cos'è? Questo è un sogno per gli altri, non è un sogno personale. Ed è questa bella, bellissima, da commesso diventa, insomma queste scalate, e tutti Miss diventa Miss Universo. No? E però è bello questo raccordo tra Nellino, che lega Malemino, che poi è un grosso, che lega le due storie e quindi il romanzo rimane un romanzo non due racconti messi lì così, ma invece
è una costruzione, come l'arte. Va bene? No, è il piacere effettivamente di questo incontro grande, che poi mi è venuto improvvisamente quando chi può presentare il libro del mondo da te, se non creare sempre questo clima che io considero di festa, di gioia, dello stare insieme, del parlare del libro. E poi, lo devo dire ancora una volta, sembra che i giovani scrittori di oggi, che lui lo è, non scrivano romanzi con storie, per quelle forse li lasciamo agli sceneggiati, ma scrivono storie però che diventano anche saggi filosofici di vita. Per cui è vero che poi quando la mette una scaletta, quando fa il racconto, a un certo punto lo smonta ogni volta. È lì che c'è quella punta di ironia. Per questo dice raccontarlo, non è che sia semplice raccontare la storia. L'altra cosa che mi incuriosiva, anche perché questo libro lo dobbiamo dire, questo romanzo non è stato scritto adesso, è stato scritto quando lui era giovane, 8 anni fa, 10 anni fa, lui era molto giovane, in ogni caso è l'attore più giovane italiano che io abbia visto sempre sul palco. E quello è un altro discorso, noi abbiamo anche parlato del teatro, della sua vita, della sua storia, questo, stavolta è questo romanzo che potrebbe essere un film, potrebbe essere un saggio. E adesso noi andiamo a una parte che ci leggerà Luca Pizzurro, che è un altro dei vecchi attori invece del teatro. Ho capito, ragazzi. Io non sono frocio, ma amo Luca Pizzurro. Se mi raccontassero la mia stessa avventura, vissuta da un altro, anche se simile a me, non esiterei a dire che si è trattato di un'infatuazione, come capita a tanti uomini nel periodo del tramonto. Questo è quello che penso oggi, con la testa che funziona, ma non l'avrei potuto dire appena tornato da Maè qualche mese fa. Il fuoco non mi brucia più nelle vene, e forse non sarei nemmeno più capace di darle quello che ho potuto offrirle allora. Sono combattuto fra il timore di non avere più cartucce naturali nel mio caricatore, se anche lei me le chiedesse, e di vederla sfuggire ancora una volta lasciandomi disperato. Perché allora ero veramente disperato, per non averla potuta vedere prima di partire, per non averla potuta salutare, per non aver potuto capire cosa provava per me. Ma posso, ancora posso. Mi ha concesso di farne la prova una vecchia amica che già mi fa, per un breve periodo, è stata, diciamo, una simpatica compagna di viaggio. Una donna intelligente, affettuosa, vedova, anche lei con dei figli già grandi. Ancora una bella donna, insomma, senza troppe facilezze. Dal fiato profumato e dalla pelle morbida, che ormai da troppo tempo teneva solo per sé, per non sentire la voglia di lasciarne godere anche ad altri. Il prescelto ero io. Ci siamo incontrati una sera da amici comuni e mi sono offerto di accompagnarla a casa. Nessuno si è sognato di pensare che la mia premura di propormi come accompagnatore nascondesse un secondo fine. Invece era proprio così. Ad un certo punto della serata, infatti, ci eravamo sorpresi a guardarci negli occhi, con qualcosa di più di un semplice interesse estetico. E ci si capisce in certi casi anche senza dire nulla. Qualunque donna e qualunque uomo sanno perfettamente cosa significano certi momenti quando l'attrazione supera i limiti della simpatia intellettuale per entrare in quelli della sfera fisica. Non abbiamo avuto bisogno di dirci nulla, una volta soli nella mia auto. Mi ha guardato un momento e mi ha detto: sono brutta? Una domanda più che un'affermazione. Ho fermato la macchina e ho detto: oh no, no, no. E l'ho baciata. Un bacio vero, appassionato. E quando ci siamo trovati davanti al portone di casa sua non c'è stato bisogno di invito. Ho solo chiesto dei suoi figli e lei mi ha risposto che non vivevano più con lei, che ormai nella sua casa era completamente sola. La cosa non è durata molto, ma è stata dolcissima. Forse anche lei voleva provare a se stessa di essere ancora una donna desiderabile, una donna intelligente e sottile. Costretti per qualche tempo a rincorrere stratagemmi per incontrarci tra le visite delle amiche, i rapporti con i figli, con il notaio, il dottore, la sarta, insomma, alla fine abbiamo sentito tutte e due il lato ridicolo della situazione. Nascondersi dopo i 60 anni è penoso. O si prendono delle decisioni o si lascia perdere. Abbiamo lasciato perdere. Anche perché nessuno dei due ardeva d'amore a tal punto per l'altro da assumersi il peso di un capovolgimento totale delle nostre vite. È stato bello, ce lo siamo detti. Eravamo fanciullescamente felici per un po' di tempo, ma poteva passare. L'ho cercata di nuovo, le ho telefonato,
ma non le ho detto che volevo provare di essere ancora uomo e che volevo farlo con lei. Beh, di certo non avrebbe accettato. Le ho brutalmente mentito, confessandole che quella notte l'avevo sognata e desiderata e che volevo assolutamente vederla. Però non credo fingesse quando mi ha detto che anche lei era capitato di sognarmi, anche se non negli ultimi tempi, che mi avrebbe rivisto volentieri. Morbida, adorabile amica mia, mi ha reso felice ancora una volta, te ne sono riconoscente, non puoi immaginare quanto. Ti chiedo scusa per essermi servito di te. Forse avrei anche potuto confidarti quello che realmente cercavo, ma avevo paura che per ragioni di convivenza o per rispetto verso te stessa mi avresti detto di no. Ioanna, ho ancora qualcosa da offrirti. Sono bravi, notori. Oh, è bravo, l'ha scritto tutte e due. Perché? Io guardo il pubblico, vi guardo, non vi ho ringraziato di essere venuto, non ci avete ringraziato perché di essere ringraziati, loro devono ringraziare. Non ci hanno ringraziato perché ma la parola avete sentito come scivola, quindi non sono bravissimi loro che hanno reso un testo ostico, un testo sgradevole, con le parole, con l'elucubrazione, oppure c'è lo scrittore. Quindi, ma io me ne vanto pure, perché sono lo scopritore di questo scrittore. La differenza è che nelle Pompe di Satana era esattamente autobiografico. Sceso in campo Berlusconi, lui voleva fuggire via, era il 92, e se ne voleva scappare, perché scendendo in campo qualcuno dei due se ne doveva andare via, e se ne andò. Quelli quindi uscì con la pesantezza, probabilmente, ma la leggerezza della scrittura c'era, con la pesantezza di una sorta di autobiografia e di una paura. Di andarsene, no? Di vedere il proprio paese ridotto di nuovo nel baratro lì, non a caso. In questo invece, che appunto ci ha lavorato 10 anni fa, e poi non so se ci ha rimesso mano, perché io quando ho letto la seconda parte, e cito soltanto, la violenza che riceve Ruth Marino è descritta non da uomo e neppure da donna, è la prima volta. Poi magari il racconto, non ve lo dico, passa velocemente che già Ruth Marino è grande. Però questo momento non c'è né il piagnisteo, né la soddisfazione, né il piacere, la piacevolezza di descrivere un atto sessuale fatto da 4 uomini che poi danno, lasciano dei soldi. È di una, quasi come una scena da film che neppure la musica addolcisce, perché nella scrittura c'è solo l'immaginazione, non c'è l'immagine. Quindi tu non sai, attraverso le parole, vedi che c'è questa bambina quasi, con i piccoli seni, la vedi. Se fosse un film, magari ci mettono una bella attrice, ci mettono degli uomini, e quindi ti cambia la scena. Ma credo che è la cosa più importante, perché poi il secondo romanzo corre per raggiungere il primo, come diceva Lia. Ma questa, ad esempio, siccome è una scena abbastanza, che facilmente può diventare una scena torrida, una scena orrida, una scena lagnosa, invece è descritto da uno scrittore, quindi lasciate perdere sto cacchio di voce, perché ha una pessima voce, di Arnoldo Fuali, grande attore, e andate a vedere lo scrittore che, in caso per questo, lo scrittore che questa sera, come tanti altri, devo dire, non c'è, no, l'attore se n'è andato, è rimasto lo scrittore. E in questo senso, insisto invece, a voler sapere da una donna attenta, da una donna che poi ama i bambini e che scrive per i bambini, perché lì aveva scritto parecchi libri molto molto belli, non infilate dentro l'olocausto e la tristezza dell'olocausto, ma nel vissuto dei personaggi che vivono sapendo che la cosa c'è, quindi non il diario di Anna Franco, libri, ma quello che stava attorno, come si cresce. A una donna, diceva lì, a lei domandavo: come donna, hai trovato un grande rispetto nelle teorie, i bambini che ad esempio non possono scegliersi i genitori? Quindi noi possiamo adottare un bambino non può scegliersi i genitori, no? Nasce, dice, Dio che palle, diceva, non conosce il genere degli altri. Ecco, io da questo punto di vista invece volevo che tu dicessi qualche altra cosa, tanto l'orologio andrebbe sempre a portata di mano e sono pronto a interrompere. No, allora come prima cosa mi voglio rilanciare quello che hai detto su questa scena della violenza, che hai detto tutto giusto, però c'è anche un elemento che la rende meno brutta per il fatto che questi ragazzi hanno fatto più che altro una bravata, non si sono resi conto,
e sono immediatamente pentiti. E questo era dato un lato meno crudo, più umano. Cioè non è che quelli che poi li trascini in processo, allora loro sono partiti, non per Dio, non per Dio, per niente. Questi proprio, questo non l'ho mai visto, insomma, non ho mai letto, che dicono ma che abbiamo fatto? È inconsapevole, abbiamo provato come uno scherzo, un gioco, poi ecco, e questo per esempio è attenuare le cose, non raccontarlo né da un punto di vista di crudezza, né di queste cose che vanno adesso appunto in questa letteratura, adesso tutto, tutto così schiaccicato per terra, e questo dà questa dimensione, sembrerebbe proprio blasfemo dire di poesia, a una cosa, cioè, però l'episodio alla fine viene umanizzato, no? E i figli, tu dici i bambini, in questi racconti, no? Non dici la cosa dei bambini, in questi racconti c'è un bambino in ognuno dei due, quindi c'è, però mentre il bambino rimane il mistero del bambino, e adesso si tratta di non raccontare, perché c'è un bambino piccolo in braccio a una donna, ecco, e anche lì è bello, l'immagine è bella, questo bambino in braccio. Invece più come letteratura di formazione, allora c'è più nel secondo, questo bambino nato, un padre e una madre, sì, chissà che solo, però i genitori litigano, la grande attrice si tiene il figlio, e questo posso dire, perché sennò non si può inquadrare. E questo ragazzino cresce viziato nel senso accontentato con una madre che però fa una professione, non può vivere molto, colpito del padre, che questo è normale, il padre non l'ha mai più visto, e quindi questa avventura un po' dagli Appennini alle Ande, un po' tutta questa letteratura, anche qui diciamo ancora una volta, romantica, di questo che scappa di casa, riesce a infilarsi nella nave perché sa che il padre in Inghilterra, e ci sono proprio l'avventura, ma anche questo è l'avventura di un ragazzo ribelle, lui sempre a tema, non c'è nessuno poi crudele, trova il padre, non è crudele il padre, e il ragazzo tredicenne si pente nello stesso momento in cui ha trovato il padre, non c'è più bisogno di fare altri passi, telefona la madre e lì torna, naturalmente chiedendo scuse. Anche questo è una bella storia di formazione, in questo senso che dicevo, il rispetto, perché l'avventura, anche qui c'è sempre l'avventura, però sono sempre avventure che non portano mai le estreme conseguenze, quel tipo di conseguenze che magari prende più avventuroso, però è sempre un po' crudele, se tu segui te stesso fai danni agli altri. Invece ogni volta c'è questa attenuazione nel sentimento, ecco questo, e nel sentimento questo ragazzo ha vissuto la sua grande avventura e torna accanto alla madre, questo non posso dire. Sì. Basta, finito. Grazie, sono contento, emozionato, perché vedo Glenda tremare, e non so se per l'emozione di trovarsi di nuovo senza... Non ho capito un tazzo. Scusate, è un fatto tecnico, che sono spenti i termosifoni? Adesso non mi sei. Ah, ma qua sono spenti i termosifoni? Perché ma anche questo da questo lato, scusate, perché fanno rumore. Glenda, scusa, abbiamo spento i termosifoni per farvi non gelare, ma per evitare che fanno rumore, sono dei motori di è carino. Però siccome sta gelando, quindi ho abbracciato un pochino come stanno facendo di là i ragazzi, che la musica l'hanno abbandonata perché ci sono due stangonne, dove sono? Allora, un attimo facciamo questo omaggio di Fabio e Dario Pierini. Fabio e Dario Pierini, che stavano facendo salotto con parte del pubblico femminile, quello che non è scritto in questo romanzo, che non c'è in questo romanzo queste cose che s'appartano. E non c'è. Questo è un uomo.
è un volo. È un volo. Chi si compra il libro, c'ha una foto con il francobollo che è molto forte. Lui ha fatto una cosa bellissima, ci ha raggiunto. Grazie a internet, dobbiamo dire ragazzi, spegnete la televisione, tranne quando c'è lui che taglia le docche col dito, e quindi una volta l'anno che fai il compleanno per fortuna. E... non si vede la cosa. Grazie, chitarrista Fabio Mariani, per chi non lo sapesse, l'autore dei quadri. Facciamo un applauso a... Adesso Luca Pizzurro ci leggerà quella parte forse che io avevo citato, che riguarda Rosmarina, no? Grazie Luca Pizzurro. La vita di Rosmarina comincia allora. Ha dormito o era svenuta? È il sole cocente che la riscuote bruciando le spalle. Si alza, raccoglie il vestitino, barcolla un attimo, ma subito dopo è sveglia e viva. Le banconote sono cadute a terra, sparpagliate sull'erba. Le conosce quasi tutte perché il padre le conta ogni sabato sera quando le consegna la madre e ne tiene una o due per sé, assieme agli spiccioli che sembra non abbiano valore. Rosmarina, accosciata per terra, se le passa fra le mani. Alcune hanno delle cifre che lei non ha mai viste. Non riesce a contarle tutte, le raccoglie, le arrotola e hanno lo spessore di un bastone all'impugnatura. Quello del nonno, che lei ha appena conosciuto e che è scomparso dalla sua vita, un giorno che la mamma l'ha mandata da sua sorella per aiutarla nelle faccende di casa perché era stata poco bene. Lei non aveva ancora l'età della ragione.
potrei solo ricordare i dolci Graziani usbì e i suoi modi affettuosi. Il nonno intanto era scomparso. In un canto della sala grande, dove si svolgeva praticamente tutta la vita della famiglia, era rimasto il suo bastone. Si rialza, sente qualcosa che lo scende per le gambe, raccoglie una manciatina d'erba e si deterge. Perché quegli uomini sono spariti così? Perché erano così violenti e così gentili? Perché ridevano tanto mentre le facevano del male? I suoi 15 anni non sono completamente ingenui, ma la sua infanzia solitaria non le permette di sospettare le conseguenze che potrebbero derivare dall'accaduto. Ha solo un fratellino più piccolo con il quale ha un rapporto di tenera madre, allegramente dispettosa, ma nessuna intimità confessionale. Si sente stordita e lo stomaco le duole. Inghiotte 2 o 3 volte con forza per fermare la voglia di vomitare. Non ha mai bevuto una goccia di birra. Suo padre è uno dei pochi in paese che non ne fa uso ed è ritenuto per questo un po' strano. Dei soldi che ne farà? Le parlerà con la mamma? Le confesserà quello che è successo? No, li terrà nascosti. Dove? Nel campo. Ci sono tanti sassi, tanti buchi nelle rocce, dovrà soltanto avvolgerli bene in un sacchetto di plastica perché le piogge non li rovinino. Ma perché non potrebbero servire anche alla mamma, in qualche caso eccezionale? Ogni tanto lei si lamenta che non ce ne sono abbastanza. Ecco, si sente improvvisamente importante, responsabile, con uno scopo, un incarico. Ora deve andare a fare la spesa, attraversare la strada. Si affaccia la siepe, non c'è nessuno, non passano macchine. Salta il fossatello e sente il vento indolenzito. Ha la coscienza di non essere più una bambina e sembra che tutti debbano accorgersene. Il tono con cui chiede la carne alla donna del mercatino non è più sommesso come quando le sembrava di dare fastidio alle altre donne che le stavano accanto per lo stesso motivo. È quello della parità e del diritto. Carne, sì, solo carne. La verdura la madre va a raccogliere il minuscolo orto che sta dietro casa, ma le patate non ci sono. Lo spazio dedicato alle verdure non lo permette. Un chilo di patate, sì, grazie Emanuela. È la prima volta che si permette di chiamare la donna con il suo nome di battesimo. Prima era la signora. Se ne rendono conto tutte e due. Rosmarina ha rimandato il pensiero di quello che le è accaduto al ritorno a casa. Fino a quel momento si è sentita troppo coinvolta, preda di quegli uomini e dell'emozione, spaventata dal dolore fisico che le provocavano i violentatori. Altro caso, Glenda Cima. È passato il freddo? La cima di Glenda. Lutz accetta l'incontro. Non la diverte fare la modella, non la divertono le compagne, chiassose, rumorose o supponenti attenziose, come certe arrivate. L'unica cosa che le piace del suo mestiere è il lavoro degli stilisti più qualificati, nel quale vede la faticosa ricerca della forma, dei colori dei tessuti e di cui comprende l'impegno artistico. In quella vita faticosa fatta per la maggior parte del tempo di rinunce, non la soddisfa quasi nulla che la circonda. L'impossibilità di godere appieno degli incontri più interessanti per mancanza di tempo. L'instabilità perpetua e il non avere mai la possibilità di dedicare qualche ora alla visita delle cose interessanti che certi luoghi meriterebbero per l'arte o semplicemente per la natura che li circonda. Il suo lavoro inoltre non le permette mai di essere veramente fisicamente affaticata, pur essendo stressante, è un lavoro di nervi piuttosto che di muscoli. E Lutz Marina è una creatura estremamente vitale. Le lunghe attese, le sedute interminabili per il trucco, la forzata cordialità con i fotografi e i reporter se le provocano a volte un senso di intolleranza che la fatica più di una delle sue lunghe corse in un parco che non manca mai di fare appena il lavoro glielo permette. Ha capito che la creazione della moda è a volte ispirata all'arte classica e alla storia del costume e questo ha fatto nascere in lei il desiderio di allargare il suo sapere. Visitare un museo, un'importante pinacoteca, ma anche se lo potesse fare avrebbe bisogno di una preparazione culturale che non ha e che non ha il tempo di coltivare. Il cinema, forse, potrebbe darle la possibilità di dedicare i suoi desideri quei momenti che finora le sono stati negati. Ha deciso di accettare le offerte del cinema prima ancora di ascoltare la proposta. Si tratterà di una prova, un contratto per un film non la legherà perennemente al cinema qualora non le piacesse farlo. Giselle è d'accordo con lei ed è felice della notizia, si avverano le previsioni del successo previsto per Lutz. Il mattino seguente l'incontro con il produttore è stato squisitamente tecnico su consiglio di Giselle, ha preso nota dei nomi dei partecipanti al film e di quello del regista, completato da una nota delle opere realizzate in precedenza. Ha preso in consegna la sceneggiatura
e per maggiore comprensione del racconto, il libro da cui era stata tratta ed ha assicurato di sciogliere la sua riserva entro 7 giorni stabiliti. Per quanto riguarda il compenso, l'ha trovato soddisfacente. Per la verità, non si sarebbe aspettata un'offerta così alta per una debuttante. Si mette a leggere con sollecitudine la sceneggiatura, ma dopo poche pagine è costretta ad abbandonarle. Continui riferimenti tecnici le impediscono la comprensione della storia e dei sentimenti dei protagonisti, e si mette a leggere il libro che è ispirato al film. È una specie di lettera, di confessione, che il protagonista, un anziano giornalista, ha scritto. Io non so se tu riesci a guardare gli occhi delle persone che ci sono. Non capisco. Lì è neppure, vero? Tu la puoi rischio con quanta attenzione, no? È una cosa bella, no? Perché a volte si deve essere stragra. No, veramente vi ringrazio perché vedo gli occhi puntati, non tanto sul nostro, ma adesso su di me perché sto parlando io. E quindi vogliamo fare, come è successo qualche sera fa, delle domande sul libro. Alcuni di voi l'hanno letto perché purtroppo l'hanno comprato prima, quindi altri se non lo comprano non escono da qui o non ci ritornano. Poi anzi posso fare i gatti, chi non compra il libro è già non lo fa, ma può anche, moltissimi hanno quello vecchio tuo, quindi non pretendo che comprate le pompe di Satana, però se qualcuno lo volesse regalare a Natale, cioè perché? Mi domando, è Natale, no? Cioè, 4 copie costano meno di una scarpa sola. 4 copie, e tu li regali. Capito? Fino a quando la gente non si annoia. No, su tutti gli argomenti, perché nel romanzo, ma anche in quelli precedenti di Arnoldo, c'è sempre la società, c'è sempre la costanza, la visione del vissuto quotidiano. Cioè, non si rifugia da un'altra parte. No? Vede come si vestono quelle le ragazze con le pance di fuori, ogni tanto l'ha detto anche in televisione, si trova in un altro pianeta, è come se crescendo, rimanendo bambino, contemporaneamente rimanendo adolescente di un tempo, è come se vedendo la società se ne addolora, non si incazza, penso, quando l'ho sentito, si addolora, è più umano. Allora, chi fosse incazzato e vuole fare delle domande, vi prego, anche senza microfono, perché adesso i termosifoni sono spenti, quindi tu devi, a volte si ha l'impressione che sono spenti e dicembre ci deve essere freddo per forza, che uno si indurre. Che caldo, quando finisce quest'estate? Capito? E già non siete più freddo, perché è un fatto psicologico. Allora, davvero, se qualcuno approfittatene, perché insomma non è che è sempre festa. Che bellezza. Mi bacio. Tu non ti vuoi fare delle domande oltre quelle private che gli hai fatto, che ho sentito? No, davvero. Il signore ha 2 dita, non so se sono perché sta tenendo il naso che vorrebbe sternutire, oppure perché ha chiesto la parola con 2 dita. No. Mariella, ma com'è possibile che succede? Che poi se parte uno partono tutti. Manca il primo però. Tu dovevi fare. Io non l'ho letto, dico, però ho visto la presentazione della volta scorsa, in cui avevo letto anche altri brani. Aspetta, quindi significa se oggi se l'è comprata e la volta scorsa no, alla sala Mastroianni. Mi telefono. No, perché non c'erano i soldi. C'erano dietro i soldi, se no l'avrei comprato, però poi. No, perché lì non è stata così bella come qua, no? Non lo compro, perché alla sala Mastroianni non è stata così bella, insomma, come qua. Lì no? È più in amicizia, lì era un po' più seriosa come cosa. L'hai già anche pagato? Eh sì. Mariella ha portato una torta, abituatevi anche voi, sono pochissime persone che portano le torte, grazie, veramente sono pochissime persone che portano le torte, va bene, Paola tu sei stata una delle prime e io gli ho detto ti è piaciuto, ma ha detto è tutto lui, che volevi dire con è tutto lui? No, nel leggere la prima storia in effetti mi è sembrato quasi di leggere, cioè che io narrante fosse proprio Arnoldo Poà. Almeno mi sembrava proprio di vederlo fisicamente. È una storia che mi è piaciuta tantissimo, la prima storia, soprattutto all'inizio, questa ironia molto molto bella. La
seconda è finita troppo presto. La seconda è di corsa. Troppo di corsa. E io lo so perché, ma non te lo dico. Così, no, perché sennò può sembrare il contenuto del libro. Invece la seconda storia è quella che sarà la terza poi. Io ho una domanda invece da fare che non vi faccio da tempo. Sta biografia, ci si sta lavorando? Perché non ho... Perché guardi a lei? Perché non chiedi a lui? No, ma sta biografia, ci stai lavorando? Devi chiederla alla mia sposa. Appunto, stanno rimballando la cosa. Volevo dire che ci stai lavorando. Sì, perché hanno, quello che dicevo prima, lo ripeto per molti che non lo sanno, tantissimi anni fa, appunto, quando lui scoprì che io facevo l'editore, e mi disse: ti posso dare delle cose da leggere? Io ne rimasi entusiasta insieme a mio figlio, perché eravamo fuori, quindi leggemmo dei fogli. E poi aprì la credenza di una villa e vidi la... E che era? Ocadasto. Cioè, mi sembrava Alcatasto, tutti insettati. Sono così ancora, vero Anna? Sono decine, centinaia, crescevano sempre, sembrava femmine di fantascienza. Ne prendeva qualcuno, guarda questo, ma quando lo guardavo la pagina ne prendeva altri cinque. Il tavolo si riempì, poi ci vogliono 3-4 persone per rimetterlo a posto, credo. E credo che chiunque, forse non guardando un po' la televisione, no? Scrivere fa bene. Ora non voglio fare la pubblicità Progresso, chi scrive vive più a lungo, perché vive anche i protagonisti che... è un po' come i sogni, però i sogni, tutti sognano e nessuno se li ricorda, no? Invece quando tu scrivi, il protagonista, come diceva lui, prende il sopravvento. Per esempio, in un romanzo che sta scrivendo una mia amica, qui do qualche consiglio, mi stava facendo morire e Pierre così sul letto di vecchiaia, poi di incidente, poi gli ho detto no, fallo morire mentre sta, come nel film di Truffaut, tendendo la mano che sta in ospedale verso il culo di una infermiera. E lì ci si staccano, l'uomo chiama il culo, non si può più parlare di culo. Mentre... Hai detto delle parole, io. Non hai detto scusate, fica. Sapete... Dio, anche quella non è... Sapete la dedica più carina che mi ha scritto? A te, coglione. Però c'è la virgola, c'è la virgola. Questa me la paghi. No, effettivamente Arnoldo è una... è più persone messe insieme, non so come fanno a non litigare fra di loro. Io sono poeta e ho scritto una poesia, adesso non me la ricordo più. Ah, non ce l'ha in tasca? No, che all'inizio dice che nella parte superiore si può scherzare, non ha nessuna importanza. Nella parte inferiore no. E allora finisce la poesia dicendo: dalla fica siete nati, ragazzini. E il cazzo è fatto per fare i bambini, ma voi che siete persone per bene l'avete chiamati curva e bene. Sì, t'ho accompagnato. Grazie. Parolacci. Ho bisogno della pubblicità. Che capone. Mamma mia. Non è troppo conosciuto lui, e quando ho scritto il primo libro di poesie è questo strozzo che l'ha pubblicato. Però siamo lì. No, c'è un clima talmente piacevole. Non so se cioè noi abbiamo la torta di Mariella comunque, eventualmente. Non so dovevamo se... dire dopo, perché se adesso non è venuta bene, tutti sanno che l'ho fatta io. No, se non è venuta bene, compratevi il libro anche di Mariella, capito? Poi... Magari. No, perché c'è scritto l'indirizzo anche dell'editore, così non è che insultate lei, insultate l'editore direttamente. Guai a pubblicare libri del genere. Fatto rossire. Allora Arnoldo, dopo qual è il tuo sogno? Non c'era il film in questo libro? Questa è una domanda che faccio te. No, 10 anni fa, 20 anni fa c'era il film, in questo, l'idea del film. Mentre sapevo di mentire. Io
Ma perché figlia e moglie sono messe vicino? Che uno, cioè, guarda quel lato, cioè uno poteva mettere uno del lato, uno dell'altro, no? E non lo so perché ogni volta dice a chi con chi sta parlando. Abbiamo fatto apposta così. Come apposta. No, no, l'idea, vi dà l'idea del... Non vi dà l'idea del... Perché si parlava in effetti, si accennava. No, no, in effetti io sono sempre per... Se no non avrei una libreria, no. C'avrei una videoteca, se fosse stato per il cinema, no? Farei l'attore. Vabbè, perché no? Non potrei fare l'attore. Tu? Sì. Stava questa. Allora, ragazzi, il clima è così. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, anche di intimo e privato, dal nostro? Eh? Sì. Il telefono. Diamo il numero falso, naturalmente. Allora, Lia, hai partecipato a un incontro molto piacevole con a me la cosa bella, l'ho detto prima forse con maggiore timidezza, era proprio quella di farvi incontrare. E quando l'ho detto ad Anna, che è timidissima, lo diciamo che sei abbastanza timida, ho detto che un piacere. Poi il libro gli è arrivato, ma non per colpa nostra, glielo diciamo, perché... Perché parli senza voce? Fai il mimo? Cioè, se nascondi stesso. Siamo in mezzo ad attori, l'unica che non riesce a recitare è lei. Vabbè. Dicevo, ti volevo ancora coinvolgere un altro momento. Proprio per parlare di... Siccome tu sei una, come dire, una che ha pubblicato molti libri, quasi senza alcuna difficoltà, il libro più noto e adottato in quasi tutte le scuole d'Italia, che Siamo una bambina, basta, e quindi hai un'esperienza anche con i ragazzi. Vorrei la conclusione fatta da te, proprio perché ho detto sei una festa, sulle diversità fra lo scrittore e l'attore che scrive, oppure secondo te Arnoldo, perché è una domanda che poi tu la sviluppi anche attraverso i tuoi libri, le difficoltà dell'editoria, di un popolo che non legge, le librerie che chiudono. Ecco, una scrittrice cosa consiglia a un giovane autore esordiente? Ma guarda che razza di domanda mi va a fare! A parte io posso dire che se questa serata è stata molto carina, è stata veramente divertente. Non è finita. L'unica cosa che non c'entra niente con quello che mi hai domandato te, ma io non ho sentito quasi per niente lui. Io ho tentato di provocarlo, a volte... A me piaceva molto sentire raccontare, perché allora c'è, tu hai detto, l'attore, lo scrittore, da cosa sono unite le due cose? L'affabulatore. E lui pure. No. Niente. Voi ci avete la biografia lì, che uscirà, speriamo che esca, noi siamo molto ansiosi di averla, però manca solo questo. Sì. Guarda, io ti posso, guarda, se non riusciamo a provocare, le posso... Non ho bisogno di parlare, basta che lo guardiamo, la sua espressione ha già detto tutto. Guarda, poi ti metti a tacere e ti fanno dei complimenti strani. Io vivo. Questo è buono. Funziona. Funziona. Sì. Io sono diventato un po' sordo. Deve essere l'età che mi fa questi scherzi. E quindi non sento più da questo orecchio pochissimo, da questo. Quindi è per quello la mia domanda. No, non niente. No, niente. Io dico una cosa, a me mi viene voglia di fare una cosa, dipingere, dipingo, scolpire, scolpisco, scrivere, scrivo. Giuro, non me ne frega niente di quello che pensano gli altri. Proprio niente. Perché c'è sempre qualcuno che dice, no, fallo vedere. A chi? Ma perché? Come mi importa? Ecco, fallo leggere. No, ma così. E poi fallo leggere a lui. Questo è tutto. Vabbè.
su YouTube, appunto, grazie a Marietta, ti sono nominato tante volte, basta mi hai dato una torta, visto che pubblicità ne faccio. Musicano, delle vecchie cose, quando in qualche modo, con il libro Le pompe di Satana, lo portavo in TV. E qui, o da Costanzo, o da ricordi, credo, qualcosa di qui. E lui invece di parlare del libro e favorire la vendita del libro, c'era sempre una poesia, o parlavo che bella voce che c'è. Signor Fo, ogni tanto tu signor Fo che uscivo anche oggi, anche signor Fo, no? Capito? E quindi lui scrive, appunto, non gliene frega poi niente. La sai la poesia mia su Fo? Sì. Non la dite perché la sai a memoria. Sapete la mia poesia su Fo? E Dario dice io Fo. Ma in fondo lui che fa? Almeno io Fo A. A rompere il ghiaccio è fatto, ragazzi, non so dove andiamo a finire. Il cognome di mia madre, Levi, proprio il più ebreo che esista. Ma sta per mettere da parte Levi oppure per toglierti alla siciliana? Levi, ti levi? Anche, può essere. Oppure perché... È il nome più ebreo degli ebrei, sì. Levi proprio. Levi sono quelli che pregano, eh? No, i Cohen. Levi era un principe. Levi era un principe. La noia. Però qui alla fine è una storia pure bella, non solo per lui, che rappresenta un sogno, che tutta la vita poi questo sogno ti ha tenuto compagnia e ti ha fatto vibrare, un sogno che ti accompagna tutta la vita, è la tua nota, la tua vibrazione particolare. Però poi si scopre che questa ragazza si dà, non si dà, si faceva fare regali e regaletti, ma neanche così importanti. Non era una banale storia della ragazza povera, contadina, no? Come si chiamava lì, isolana, che però ha cercato questo uomo per sfruttarlo un po', come succede, per sfruttarlo. Perché no? Questo se non lo posso dire, no? Non senza rovinare il piacere della lettura, quando l'hai trovata dopo tanti anni, fa la sguattera, non ha, non era una che se avesse voluto avrebbe potuto vivere così, facendosi mantenere, esercitando professione, insomma, invece no. E quindi credo che il senso del racconto sia che è stato una cosa bella, è stata una figura così romantica anche dall'altra parte. Cioè non è la proiezione, no? Di un sogno romantico tuo naturalmente del protagonista del Leone Errante, ma è stato un sogno oggettivo, che anche lei è stata così, l'ha vissuto così, non era la solita piccola sfruttatrice che nella vita avrebbe seguito a fare quello. Quindi ecco perché mi è piaciuta tanto, che la prima storia è una storia di un amore e poi questa, siccome amo molto l'ironia, come avete capito, ho letto tutti questi pezzi, forse lì in questa prima storia c'è di più, perché è la prima persona che scrivi te stessa le prese con questa amore possibile. Il secondo è più oggettiva,
è la storia di questa ragazzina. E lì cos'è? Questo è un sogno per gli altri, non è un sogno personale. Ed è questa bella, bellissima, dal commesso diventa, insomma, queste scalate, e tutti Miss diventa Miss Universo. No? E però è bello questo raccordo tra Emilio, che lega, ma l'Emilio che poi non è grosso, che lega le due storie, e quindi il romanzo rimane un romanzo, non due racconti messi lì così, ma invece è una costruzione, come detto. Va bene? No, è il piacere effettivamente di questo incontro grande, che poi mi è venuto improvvisamente quando ci può presentare il libro del mondo da te, se non creare sempre questo clima che io considero di festa, di gioia, no, dello contenta, stare insieme, ma io odio le cose del parlare del libro. E poi, lo devo dire ancora una volta, sembra che i giovani scrittori di oggi, che lui lo è, non scrivano romanzi con storie, per quelle forse li lasciamo agli sceneggiati, ma scrivono storie però che diventano anche saggi filosofici di vita. Per cui è vero che poi quando la mette una scaletta, quando fa il racconto, a un certo punto lo smonta ogni volta. È lì che c'è quella punta di ironia. Per questo dice, raccontarlo non è che sia semplice raccontare la storia. L'altra cosa che mi incuriosiva, anche perché questo libro lo dobbiamo dire, questo romanzo non è stato scritto adesso, è stato scritto quando lui era giovane, 8 anni fa, 10 anni fa, lui era molto giovane, in ogni caso è l'attore più giovane italiano che io abbia visto sempre sul palco. Quello è un altro discorso, noi abbiamo anche parlato del teatro, della sua vita, della sua storia, questo stavolta è questo romanzo che potrebbe essere un film, potrebbe essere un saggio. E adesso noi andiamo a una parte che ci leggerà Luca Pizzurro, che è un altro dei vecchi attori invece del teatro. Ho capito, ragazzi. Io non sono frocio, ma amo Luca Pizzurro. Se mi raccontassero la mia stessa avventura, vissuta da un altro, anche se simile a me, non esiterei a dire che si è trattato di un'infatuazione, come capita a tanti uomini nel periodo del tramonto. Questo è quello che penso oggi, con la testa che funziona, ma non l'avrei potuto dire appena tornato da Maè qualche mese fa. Il fuoco non mi brucia più nelle vene, e forse non sarei nemmeno più capace di darle quello che ho potuto offrirle allora. Sono combattuto fra il timore di non avere più cartucce naturali nel mio caricatore, se anche lei me le chiedesse, e di vederla sfuggire ancora una volta lasciandomi disperato. Perché allora ero veramente disperato, per non averla potuta vedere prima di partire, per non averla potuta salutare, per non aver potuto capire cosa provava per me. Ma posso, ancora posso. Mi ha concesso di farne la prova una vecchia amica, che già anni fa, per un breve periodo, è stata, diciamo, una simpatica compagna di viaggio. Una donna intelligente, affettuosa, vedova, anche lei con dei figli già grandi. Ancora una bella donna, insomma, senza troppe facilezze. Dal fiato profumato e dalla pelle morbida, che ormai da troppo tempo teneva solo per sé, per non sentire la voglia di lasciarne godere anche ad altri. Il prescelto ero io. Ci siamo incontrati una sera da amici comuni e mi sono offerto di accompagnarla a casa. Nessuno si è sognato di pensare che la mia premura di propormi come accompagnatore nascondesse un secondo fine. Invece era proprio così. Ad un certo punto della serata, infatti, ci eravamo sorpresi a guardarci negli occhi, con qualcosa di più di un semplice interesse estetico. E ci si capisce in certi casi anche senza dire nulla. Qualunque donna e qualunque uomo sanno perfettamente cosa significano certi momenti quando l'attrazione supera i limiti della simpatia intellettuale per entrare in quelli della sfera fisica. Non abbiamo avuto bisogno di dirci nulla, una volta soli nella mia auto. Mi ha guardato un momento e mi ha detto: «Sono brutta?» Una domanda più che un'affermazione. Ho fermato la macchina e l'ho detto: «Oh, no, no, no». E l'ho baciata. Un bacio vero, appassionato. E quando ci siamo trovati davanti al portone di casa sua, non c'è stato bisogno di invito. Ho solo chiesto dei suoi figli e lei mi ha risposto che non vivevano più con lei, che ormai nella sua casa era completamente sola. La cosa non è durata molto, ma è stata dolcissima. Forse anche lei voleva provare a se stessa di essere ancora una donna desiderabile, una donna intelligente e sottile.
costretti per qualche tempo a rincorrere stratagemmi per incontrarci tra le visite delle amiche, i rapporti con il figlio, con il notaio, il dottore, la sarta, insomma, alla fine abbiamo sentito tutte e due il lato ridicolo della situazione. Nascondersi dopo i 60 anni è penoso. O si prendono delle decisioni o si lascia perdere. Abbiamo lasciato perdere. Anche perché nessuno dei due ardeva d'amore a tal punto per l'altro da assumersi il peso di un capovolgimento totale delle nostre vite. È stato bello, ce lo siamo detti. Eravamo fanciullescamente felici per un po' di tempo. Poteva passare. L'ho cercata di nuovo, Le ho telefonato. Ma non le ho detto che volevo provare di essere ancora uomo e che volevo farlo con lei. Di certo non avrebbe accettato. Le ho brutalmente mentito, confessandole che quella notte l'avevo sognata e desiderata e che volevo assolutamente vederla. Però non credo fingesse quando mi ha detto che anche lei era capitato di sognarmi, anche se non negli ultimi tempi, che mi avrebbe rivisto volentieri. Morbida, adorabile amica mia, mi ha reso felice ancora una volta, te ne sono riconoscente, non puoi immaginare quanto. Ti chiedo scusa per essermi servito di te, e forse avrei anche potuto confidarti quello che realmente cercavo, ma avevo paura che per ragioni di convivenza o per rispetto verso te stessa mi avresti detto di no. Ioanna, ho ancora qualcosa da offrirti. Bravi, gli attori. Oh, è bravo, l'ha scritto tutte e due. Perché io guardo il pubblico, vi guardo, non vi ho ringraziato di essere venuto, non ci avete ringraziato perché di essere venuti. Ringraziarvi, loro devono ringraziare. Non ci hanno ringraziato perché siamo andati. Ma la parola avete sentito come scivola. Quindi non sono bravissimi loro che hanno reso un testo ostico, un testo sgradevole, con le parole, con l'elucubrazione, oppure c'è lo scrittore. Quindi, in effetti, ma io me ne vanto pure, perché sono lo scopritore di questo scrittore. La differenza è che nelle Pompe di Satana era esattamente autobiografico. Sceso in campo Berlusconi, lui voleva fuggire via, era il 92, e se ne voleva scappare, perché scendendo in campo qualcuno dei due se ne doveva andare via, e se ne andò. Quelli dove riuscì, con la pesantezza probabilmente, ma la leggerezza della scrittura c'era, con la pesantezza di una sorta di autobiografia e di una paura di andarsene, no? Di vedere il proprio paese ridotto di nuovo nel baratro lì, non a caso. In questo invece, che appunto ci ha lavorato 10 anni fa, e poi non so se ci ha rimesso mano, perché io quando ho letto la seconda parte, e cito soltanto, la violenza che riceve Ruth Marino è descritta non da uomo e neppure da donna, è la prima volta, e poi magari il racconto non ve lo dico, passa velocemente che già Ruth Marino è grande, però questo momento non c'è né il piagnisteo, né la soddisfazione, né il piacere, la piacevolezza di descrivere un atto sessuale fatto da 4 uomini che poi danno, lasciano dei soldi, ma è di una quasi come una scena da film che neppure la musica addolcisce, perché nella scrittura c'è solo l'immaginazione, non c'è l'immagine. Quindi tu non sai, attraverso le parole, vedi che c'è questa bambina quasi, con i piccoli seni, la vedi. Se fosse un film, magari ci mettono la bella attrice, ci mettono degli uomini, e quindi ti canta la scena. Ma credo che è la cosa più importante, perché poi il secondo libro occorre, il secondo romanzo corre per raggiungere il primo, come diceva Lia. Ma questo, ad esempio, siccome è una scena abbastanza che facilmente può diventare una scena torrida, una scena orrida, una scena lagnosa, invece è descritto da uno scrittore, quindi lasciate perdere sto cacchio di voce, perché ha una pessima voce di Arnoldo Fuali, grande attore, e andate a vedere lo scrittore che, caso per questo, lo scrittore che questa sera, come tanti altri, devo dire, non c'è, l'attore se n'è andato, è rimasto lo scrittore. E in questo senso, insisto invece, a voler sapere da una donna attenta, da una donna che poi ama i bambini e che scrive per i bambini, perché lì aveva scritto parecchi libri molto molto belli, non infilate dentro l'olocausto e la tristezza dell'olocausto, ma nel vissuto dei personaggi che vivono sapendo che la cosa c'è, quindi non il diario di Anna Franco, libri, ma quello che stava attorno, come si cresce. A una donna, diceva, lì a lei domandavo, come donna,
Hai trovato un grande rispetto nelle teorie, i bambini che ad esempio non possono scegliersi i genitori. Mentre noi possiamo adottare un bambino non può scegliersi i genitori, no? Nasce, certo, Dio che palle, diceva, non conosce il genere degli altri. Ecco, io da questo punto di vista invece volevo che tu dicessi qualche altra cosa, tanto l'orologio al tempo sembra portato di mano e sono pronto a interrompere. No, allora come prima cosa mi voglio rilanciare quello che hai detto su questa scena della violenza, che hai detto tutto giusto, però c'è anche un elemento che la rende meno bruta per il fatto che questi ragazzi hanno fatto più che altro una bravata, non si sono resi conto, e sono immediatamente pentiti. E questo le ha dato un lato meno crudo, più umano. Cioè non è che quelli che poi li trascini in processo, allora loro sono partiti, non perdono, non perdono per niente. Questi proprio, questo non l'ho mai visto, insomma, non ho mai letto, che dicono ma che abbiamo fatto? È inconsapevole, avevamo provato come uno scherzo, un gioco, poi. Ecco, e questo per esempio è attenuare le cose, che non raccontarlo né da un punto di vista di crudezza, né di queste cose che vanno adesso appunto in questa letteratura, adesso tutto così schiaccicato per terra, e questo dà questa dimensione, sembrerebbe proprio un blasfemo dire di poesia a una cosa, cioè, però l'episodio alla fine viene umanizzato, no? E i figli, tu dici i bambini in questi racconti, no? Tu dici la cosa dei bambini in questi racconti, c'è un bambino in ognuno dei due, quindi c'è, però mentre il bambino rimane un mistero del bambino, e adesso si tratta di non raccontare, perché c'è un bambino piccolo in braccio a una donna, ecco, e anche lì è bella, l'immagine è bella, per questo bambino in braccio. Invece più come letteratura di formazione, allora c'è più nel secondo, questo nato, un padre e una madre, sì, chissà che solo, però i genitori litigano, la grande attrice si tiene il figlio, e questo posso dire, se no non si può inquadrare, e questo ragazzino cresce viziato nel senso accontentato con una madre che però fa una professione, non può più dire molto, col mito del padre, che questo è normale, il padre non l'ha mai più visto, e quindi questa avventura un po' dagli Appennini alle Ande, un po' tutta questa letteratura, anche qui diciamo ancora una volta, romantica, di questo che scappa di casa, riesce a infilarsi nella nave perché sa che il padre è in Inghilterra, e si sono proprio l'avventura. Ma anche questo è l'avventura di un ragazzo ribelle, lui sempre a tema, non c'è nessuno poi con idee. Trova il padre, non è crudele il padre, e il ragazzo tredicenne si pente nello stesso momento in cui ha trovato il padre, non c'è più bisogno di fare altri passi, telefona la madre e lì torna. Naturalmente chiedendo scuse. Anche questo è una bella storia di formazione, in questo senso lo dicevo, rispetto, perché l'avventura, anche qui c'è sempre l'avventura. Però sono sempre avventure che non portano mai le estreme conseguenze, quel tipo di conseguenze che magari rende più avventuroso, però è sempre un po' crudele, se tu segui te stesso fai danni agli altri. E invece ogni volta c'è questa attenuazione nel sentimento, ecco questo motivo. E nel sentimento questo ragazzo ha vissuto la sua grande avventura e torna accanto alla madre. Questo non posso dire. Basta, finito. Grazie. Sono contento che posso fare perché vedo Glenda tremare. E non so se per l'emozione di trovarsi di nuovo senza. Non ho capito un tazzo. Adesso Luca Pizzurro ci leggerà quella parte forse che io avevo citato, che riguarda Rosmarino. No? Grazie Luca Pizzurro. La vita di Rosmarina comincia allora. Ha dormito o era svenuta? È il sole cocente che la riscuote bruciando le spalle. Si alza, raccoglie il vestitino, barcolla un attimo, ma subito dopo è sveglia e viva. Le banconote sono cadute a terra, sparpagliate sull'erba.
Le conosce quasi tutte perché il padre le conta ogni sabato sera quando le consegna la madre e ne tiene una o due per sé, assieme agli spiccioli che sembra non abbiano valore. Luz Marina, accosciata per terra, se ne passa fra le mani. Alcune hanno delle cifre che lei non ha mai viste. Non riesce a contarle tutte, le raccoglie, le arrotola e hanno lo spessore di un bastone all'impugnatura. Quello del nonno, che lei ha appena conosciuto e che è scomparso dalla sua vita, un giorno che la mamma l'ha mandata da sua sorella per aiutarla nelle faccende di casa perché era stata poco bene. Lei non aveva ancora l'età della ragione. Poteva solo ricordare i dolci grazie a lui e i suoi modi affettuosi. Il nonno, intanto, era scomparso. In un canto della sala grande, dove si svolgeva praticamente tutta la vita della famiglia, era rimasto il suo bastone. Si rialza, sente qualcosa che le scende per le gambe, raccoglie una manciatina d'erba e si deterge. Perché quegli uomini sono spariti così? Perché erano così violenti e così gentili? Perché ridevano tanto mentre le facevano del male? I suoi 15 anni non sono completamente ingenui, ma la sua infanzia solitaria non le permette di sospettare le conseguenze che potrebbero derivare dall'accaduto. Ha solo un fratellino più piccolo, con il quale ha un rapporto di tenera madre, allegramente rispettosa, ma nessuna intimità confessionale. Si sente stordita e lo stomaco le duole. Inghiotte due o tre volte con forza per fermare la voglia di vomitare. Non ha mai bevuto una goccia di birra. Il suo padre è uno dei pochi in paese che non ne fa uso ed è ritenuto per questo un po' strano. Dei soldi che ne farà? Le parlerà con la mamma? Le confesserà quello che è successo? No, li terrà nascosti. Dove? Nel campo. Ci sono tanti sassi, tanti buchi nelle rocce, dovrà soltanto avvolgerli bene in un sacchetto di plastica perché le piogge non li rovinino. Ma perché non potrebbero servire anche alla mamma, in qualche caso eccezionale? Ogni tanto lei si lamenta che non ce ne sono abbastanza. Ecco, si sente improvvisamente importante, responsabile, con uno scopo, un incarico. Ora deve andare a fare la spesa, attraversare la strada. Si affaccia alla siepe, non c'è nessuno, non passano macchine. Salta il fossatello e sente il vento indolenzito. Ha la coscienza di non essere più una bambina e sembra che tutti debbano accorgersene. Il tono con cui chiede la carne alla donna del mercatino non è più sommesso come quando le sembrava di dare fastidio alle altre donne che le stavano accanto per lo stesso motivo. È quello della parità e del diritto. Carne, sì, solo carne. La verdura la madre va a raccogliere il minuscolo orto che sta dietro casa, ma le patate non ci sono. Lo spazio dedicato alle verdure non lo permette. Un chilo di patate, sì, grazie Emanuela. È la prima volta che si permette di chiamare la donna con il suo nome di battesimo. Prima era la signora. Se ne rendono conto tutte e due. Rosmarina ha rimandato il pensiero di quello che le è accaduto al ritorno a casa. Fino a quel momento si è sentita troppo coinvolta, preda di quegli uomini e dell'emozione, spaventata dal dolore fisico che le provocavano i violentatori. Adesso Glenda, che in un altro caso Glenda Cima, è passato il freddo. La cima di Glenda. Luz accetta l'incontro. Non la diverte fare la modella, non la divertono le compagne, chiassose, rumorose o supponenti attenziose, come certe arrivate. L'unica cosa che le piace del suo mestiere è il lavoro degli stilisti più qualificati, nel quale vede la faticosa ricerca della forma, dei colori dei tessuti e di cui comprende l'impegno artistico. Ma in quella vita faticosa fatta per la maggior parte del tempo di rinunce, non la soddisfa quasi nulla che la circonda. L'impossibilità di godere appieno degli incontri più interessanti per mancanza di tempo. L'instabilità perpetua e il non avere mai la possibilità di dedicare qualche ora alla visita delle cose interessanti che certi luoghi meriterebbero per l'arte o semplicemente per la natura che li circonda. Il suo lavoro inoltre non le permette mai di essere veramente fisicamente affaticata, pur essendo stressante, è un lavoro di nervi piuttosto che di muscoli. E Luz Marina è una creatura estremamente vitale. Le lunghe attese, le sedute interminabili per il trucco, la forzata cordialità con i fotografi e i reporter se le provocano a volte un senso di intolleranza che la fatica più di una delle sue lunghe corse in un parco che non manca mai di fare appena il lavoro glielo permette. Ha capito che la creazione della moda è a volte ispirata all'arte classica e alla storia del costume e questo ha fatto nascere in lei il desiderio di allargare il suo sapere. Visitare un museo, un'importante pinacoteca, ma anche se lo potesse fare avrebbe bisogno di una preparazione culturale che non ha e che non ha il tempo di coltivare. Il cinema, forse, potrebbe darle la possibilità di dedicare i suoi desideri quei momenti che finora le sono stati negati.
ha deciso di accettare le offerte del cinema prima ancora che ascoltare la proposta. Si tratterà di una prova, un contatto per un film non la legherà perennemente al cinema qualora non le piacesse farlo. Giselle è d'accordo con lei ed è felice della notizia, si avverano le previsioni del successo previsto per Luz. Il mattino seguente l'incontro con il produttore è stato squisitamente tecnico sul consiglio di Giselle, ha preso nota dei nomi dei partecipanti al film e di quello del regista, completato da una nota delle opere realizzate in precedenza, ha preso in consegna la sceneggiatura e per maggiore comprensione del racconto il libro da cui era stata tratta ed ha assicurato di sciogliere la sua riserva entro i 7 giorni stabiliti. Per quanto riguarda il compenso l'ha trovato soddisfacente. Per la verità non si sarebbe aspettata un'offerta così alta per un debuttante. Si mette a leggere con sollecitudine la sceneggiatura, ma dopo poche pagine è costretta ad abbandonarla. Continui riferimenti tecnici le impediscono la comprensione della storia e dei sentimenti dei protagonisti e si mette a leggere il libro che è ispirato al film. È una specie di lettera, di confessione, che il protagonista, un anziano giornalista, ha scritto. Io non so se tu riesci a guardare gli occhi delle persone che ci sono. Non capisco. Lì è neppure, vero? Tu la puoi rischio con quanta attenzione, no? È una cosa bella, no? Perché a volte si deve essere stragala. Veramente vi ringrazio perché vedo gli occhi puntati, non tanto sul noto, ma adesso su di me perché sto parlando io. E quindi vogliamo fare, come è successo qualche sera fa, delle domande sul libro. Alcuni di voi l'hanno letto perché purtroppo l'hanno comprato prima, quindi altri se non lo comprano non escono da qui o non ci ritornano. Poi anzi posso fare i gatti, chi non compra il libro già non lo fa, ma può anche, moltissimi hanno quello vecchio tuo, quindi non pretendo che comprate le pompe di Satana, però se qualcuno lo volesse regalare a Natale, cioè perché? Mi domando, è Natale, no? Cioè, 4 copie costano meno di una scarpa sola. 4 copie, e tu li regali. Capito? Fino a quando la gente non si annoia. No, su tutti gli argomenti, perché nel romanzo, ma anche in quelli precedenti di Arnoldo, c'è sempre la società, c'è sempre la costanza, la visione del vissuto quotidiano. Cioè, non si rifugia da un'altra parte. No? Vede come si vestono quelle, le ragazze con le pance di fuori, ogni tanto l'ha detto anche in televisione, si trova in un altro pianeta, come se crescendo, rimanendo bambino, contemporaneamente rimanendo adolescente di un tempo, è come se vedendo la società se ne addolora, non si incazza, penso, quando lo sentito, si addolora, no? Si addolora. Sì, è più umano. Allora, chi fosse incazzato e vuole fare delle domande, vi prego, anche senza microfono, perché adesso i termosifoni sono spenti, quindi tu devi, a volte si ha l'impressione che sono spenti e dice invece deve essere freddo per forza. E uno si indurre. Che caldo, quando finisce quest'estate? Capito? E già non sente più freddo, perché è un fatto psicologico. Allora, davvero, se qualcuno approfittatene, perché insomma non è che è sempre festa. Che bellezza. Mi bacio. Tu non ti vuoi fare delle domande dopo quelle private che gli hai fatto, che ho sentito? No, davvero. Il signore ha 2 dita, non so se sono perché sta tenendo il naso che vorrebbe sternutire, oppure perché ha chiesto la parola con 2 dita. No. Mariella, ma com'è possibile che succede? Che poi se parte uno partono tutti. Manca il primo però. Tu dovevi fare. Io non l'ho letto, dico, però ho visto la presentazione della volta scorsa, in cui avevo letto anche altri frani. Aspetta, quindi significa se oggi se l'hai comprata la volta scorsa no, alla sala Mastroianni. Mi telefono. No, perché non c'erano i soldi. C'erano dietro i soldi, se no l'avrei comprato, però poi. No, perché lì non è stata così bella come qua, no? Non lo compro il
perché alla sala Mastroianni non è stata così bella, insomma, come qua. Lì no? È più in amicizia, lì era un po' più seriosa come cosa. Ecco, l'hai già anche pagato? Eh sì. Come so, Marilla ha portato una torta, abituatevi anche voi. Sono pochissime persone che portano le torte, grazie. Veramente, sono pochissime persone che portano le torte. Va bene, Paola, tu sei stata una delle prime. E io gli ho detto, ti è piaciuto, ma ha detto, è tutto lui. Che volevi dire qual è tutto lui? No, nel leggere la prima storia in effetti mi è sembrato quasi di leggere, cioè che l'io narrante fosse proprio Arnoldo Poà, cioè, almeno mi sembrava proprio di vederlo fisicamente. È una storia che mi è piaciuta moltissimo la prima storia, soprattutto all'inizio questa ironia molto molto bella. Veramente. La seconda è finita troppo presto. La seconda è di corsa, perché troppo di corsa. E io lo so perché, ma non te lo dico. Così, no, perché sennò può sembrare il contenuto del libro, invece la seconda storia è quella che sarà la terza poi. Io ho una domanda invece da fare che non vi faccio da tempo, sta biografia si sta lavorando, perché non ho... Perché guardi a lei? Perché non chiedi a lui? No, ma sta biografia ci stai lavorando? Devi chiederla alla mia sposa. Appunto, stanno rimballando la cosa. Volevo dire che ci stai lavorando. Sì, perché hanno, quello che dicevo prima, lo ripeto per molti che non lo sanno, tantissimi anni fa, appunto, quando lui scoprì che io facevo l'editore, e mi disse, ti posso dare delle cose da leggere? Io ne rimasi entusiasta insieme a mio figlio perché eravamo fuori, quindi leggemmo dei fogli. E poi aprì una credenza di una villa e vidi la... E che era? Ocadasto. Cioè mi sembrava Alcatasto, tutti insettati, e sono così ancora, vero Anna? Sono decine, centinaia, crescevano sempre, sembrava femmine di fantascienza. Ne prendeva qualcuno, guarda questo, ma quando lo guardavo la pagina ne prendeva altri cinque. Il tavolo si riempì, poi ci vogliono 3-4 persone per rimetterlo a posto, credo. E credo che chiunque, forse non guardando un po' la televisione, no? Scrivere fa bene. Ora non voglio fare la pubblicità progresso, chi scrive vive più a lungo, perché vive anche i protagonisti che... è un po' come i sogni, però tutti sognano e nessuno se le ricorda, no? Invece quando tu scrivi il protagonista comprende il sopravvento. Ad esempio in un romanzo che sta scrivendo una mia amica, qui do qualche consiglio, mi stava facendo morire e Pierre così sul letto di vecchiaia, poi di incidente, poi ho detto no, fallo morire mentre sta come nel film di Truffaut tendendo la mano che sta in ospedale verso il culo di una infermiera. E lì ci si staccano a l'uomo chiamato. Culo, non si può più parlare di culo. Mentre... Non hai detto delle parole io. Non hai detto figa. Sapete. Dio, anche quella non è. Sapete la dedica più carina che mi ha scritto? A te, coglione. Però c'è la virgola. C'è la virgola. Questa me la paghi. Allora. No, effettivamente Arnoldo è più persone messe insieme, non so come fanno a non litigare fra di loro. Io sono poeta e ho scritto una poesia, adesso non me la ricordo più. Ma non ce l'ha in tasca? No, che all'inizio dice che nelle parti superiori si può scherzare, non ha nessuna importanza, nella parte inferiore no. E allora finisce la poesia dicendo, dalla fine siete nati ragazzini e il cazzo è fatto per fare i bambini, ma voi che siete persone per bene l'avete chiamati curva e bene. Sì, t'ho accompagnato. Grazie. Questo strozzo che l'ha pubblicato. Però siamo lì. No, c'è un clima talmente piacevole. Io non so se cioè noi abbiamo la torta di Mariella comunque, eventualmente. Mi
Non lo dovevamo dire dopo, perché se adesso non è venuta bene, tutti sanno che l'ho fatta io. No, se non è venuta bene, compratevi il libro anche di Mariella, capito? Poi. Magari. No, perché c'è scritto l'indirizzo anche dell'editore, così non è che insultate lei, insultate l'editore direttamente. Guai a pubblicare libri del genere. Ho fatto arrossire. Allora, Arnoldo, dopo qual è il tuo sogno? Non c'era il film in questo libro? Questa è una domanda che faccio per te. No, 10 anni fa, 20 anni fa, c'era il film, in questo, l'idea del film. Mentre sapevo di mentire. Io. Ma perché figlia e moglie sono messe vicino? Che uno, cioè, guarda quel lato, cioè uno poteva mettere uno dell'altro, uno dell'altro, no? E non lo so perché ogni volta dice a chi sta parlando. Abbiamo fatto apposta così. È apposta. No, no, l'idea. Vi dà l'idea del. Non vi dà l'idea del. Perché si parlava in effetti, si accennava. No, no, in effetti io sono sempre per il. Se no non avrei una libreria, no. Cioè avrei una videoteca, se fosse stato per il cinema, no? Farei l'attore. Vabbè, perché no? Non potrei fare l'attore. Tu? Sì. Stava questo. Allora ragazzi, il clima è così. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, anche di intimo e privato, dal nostro? Eh? Il telefono. Diamo il numero falso, naturalmente. Allora, Lia, hai partecipato a un incontro molto piacevole con me. La cosa bella, l'ho detto prima, forse con maggiore timidezza, era proprio quella di farvi incontrare. E quando l'ho detto ad Anna, che è timidissima, lo diciamo che sei abbastanza timida, ho detto che un piacere. Poi il libro non gli è arrivato, ma non per colpa nostra, glielo diciamo, perché parli senza voce? Fai il mimo? Cioè se nasconde stesso. Siamo in mezzo ad attori, l'unica che non riesce a recitare è lei. Vabbè. Dicevo, ti volevo ancora coinvolgere un altro momento. Proprio per parlare di cosa. Siccome tu sei una, come dire, una che ha pubblicato molti libri, quasi senza alcuna difficoltà, il libro più noto e adottato in quasi tutte le scuole d'Italia, che Siamo una bambina. Basta. E quindi hai un'esperienza anche con i ragazzi. Vorrei la conclusione fatta da te, proprio perché ho detto, sai, una festa, sulle diversità fra lo scrittore e l'attore che scrive, oppure secondo te Arnoldo, che è una domanda che poi tu la sviluppi anche attraverso i tuoi libri, le difficoltà dell'editoria, di un popolo che non legge, le librerie che chiudono. Ecco, una scrittrice cosa consiglia a un giovane autore esordiente? Ma guarda che razza di domanda mi va a fare! A parte io posso dire che se questa serata è stata molto carina, è stata veramente divertente. Non è finita. Non è finita. L'unica cosa che non c'entra niente con quello che mi hai domandato te, ma io non l'ho sentito quasi per niente lui. E a me piaceva molto sentire raccontare, perché allora c'è, tu hai detto, l'attore, lo scrittore, da cosa sono unite le due cose? L'affabulatore. E lui pure. No. Niente. Voi ci avete la biografia lì che uscirà, speriamo che esca. Noi siamo molto ansiosi di averla. Però manca solo questo. Sì. Guarda, io ti posso. Guarda, se non riusciamo a provocare. Sì! Pronto? Domani. Non ha bisogno di parlare, basta che lo guardiamo. La suspensione ha già detto tutto. Mi ha portato il gioco. Guarda, ti metti a tazzacina e ti fanno dei complimenti strani. Io vi vivo e mi va bene. Questo è buono. No, funziona? Funziona. Sì. Io sono diventato un po' sordo. Deve essere l'età che mi fa questi scherzi. E quindi non sento più da questo orecchio pochissimo, da questo poco. Sì, è per quello la mia domanda. No, non niente. È sentita. No,
No, no, io dico una cosa, a me mi viene voglia di fare una cosa, dipingere, dipingo, scolpire, scolpisco, scrivere, scrivo. Giuro, non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, proprio niente. C'è sempre qualcuno che dice, no, fallo vedere, a chi, ma perché, come mi importa? Ecco, fallo leggere, no, ma così, e poi fanno leggere a lui. Questo è tutto. Stiamo mettendo su YouTube, appunto, grazie a Mariela, ti sono nominato tante volte, basta mi hai dato una torta, visto che pubblicità li faccio, delle vecchie cose, quando in qualche modo, con il libro Le pompe di Satana, lo portavo in TV. E qui o da Costanzo o da ricordi, credo qualcosa di questo, e lui invece di parlare del libro e favorire la vendita del libro, c'era sempre una poesia, io parlavo che bella voce che c'è, signor Fo. Ogni tanto tu signor Fo che uscivo anche oggi, anche signor Fo, no? Capito? E quindi lui scrive, poi non gliene frega poi niente. Ma sai la poesia mia su Fossi? Sì, vai, non la dire perché la sai a memoria. Sapete la mia poesia su Fo? E Dario dice io fo, ma in fondo lui che fa? Almeno io fo a. Bravo. È molto carina, è molto ironica, la sua vita e sono tante. Allora, la mia vita sono tante. La sua vita sono tante. La mia vita è una. In inglese dice che cazzo dice. Vabbè, scusate se adopero le parole inglesi. Ma pensa, dirlo in una serata c'è il pubblico, eccetera, dire cazzo, ma non la prima volta vergogni, no, perché nella vita si dice tranquillamente, ma senza, perché è ebrea, ti posso toccare le cosce? Ginocchio perché sono corta, però. Simpatica, eh? Stiamo, se riusciamo a rompere il ghiaccio è fatto, ragazzi. Certo. Non so dove andiamo a finire. Il cognome di mia madre, Levi, proprio il più ebreo che esiste. Sta per mettere da parte Levi oppure per toglierti alla siciliana? Levi. Ti levi? Anche, può essere. Oppure perché... È il nome più ebreo degli ebrei, sì, è Levi. Levi sono quelli che pregano, No, i Cohen. Levi erano i Levi erano... Trici.